Estate 2020 in area marina protetta Plemmirio. Estate 2020 in area marina protetta del Plemmirio, il tema della conferenza stampa che ha avuto luogo stamane nella Sala Ferruzza Romano, nella sede del Consorzio Plemmirio. All'incontro erano presenti la Presidente dell'area marina protetta Plemmirio, Patrizia Maiorca, il Sindaco Italia, l'Assessore Comunale all'Ambiente, Andrea Buccheri, e tutti i partner pubblici e privati che hanno contribuito a organizzare e realizzare i nuovi servizi nella riserva siracusana e tutte le novità illustrate nei particolari nel corso dell'incontro. L'estate del 2020 è declinata in area marina protetta all'insegna dell'accessibilità e della protezione. L'accessibilità per le persone che hanno delle abilità diverse dalle nostre, e quest'anno la nostra offerta è arrivata a 7 sbocchi sui 35 dell'area marina protetta, quindi 4 in più rispetto a quelli dell'anno scorso. E l'accessibilità per le persone che hanno diverse abilità rispetto a quelle dell'uomo comune è una delle mission fondamentali dell'area marina protetta, assieme alla protezione, per l'appunto, di cui parlavo prima, e all'educazione ambientale. Per quanto riguarda la protezione, abbiamo incrementato la videosorveglianza con 4 altre telecamere, sì da coprire quasi integralmente lo specchio acqueo dell'area marina protetta, e sta già dando i suoi frutti. Grazie al pronto intervento della Capitaneria di Porto siamo riusciti a recuperare immediatamente delle reti appena calate, addirittura nella zona A dell'area marina protetta. Sì, noi di Sicilia Turismo per Tutti siamo molto contenti che l'area marina protetta continua a dare dimostrazione della loro grande sensibilità e professionalità nel rendere accessibile dei varchi a Siracusa veramente molto difficili, e soprattutto l'associazione Valorabile, che si occupa praticamente in maniera dettagliata e specifica di rendere accessibili questi posti. Il turismo per tutti è ormai elemento fondamentale, abbiamo veramente un boom di richieste in questo senso, e soprattutto per le spiagge. La situazione siracusana rimane in questo momento sempre leader nell'ambito delle spiagge pubbliche accessibili, e questo è veramente di grande orgoglio per il nostro sindaco e per tutta l'amministrazione. E per quanto riguarda, sempre un grande ringraziamento all'area marina protetta, che è sempre stata vicina a queste tematiche. Con il Plemmirio abbiamo stretto un partenariato per quanto riguarda l'accessibilità. Il nostro obiettivo è l'accessibilità in mare, dentro l'acqua, del territorio, quindi per permettere, diciamo, a tutti di godere dell'affaccio al mare e studiare soluzioni per poter poi immergersi e godere di questo bene, che è un valore di tutti. Da 3 anni abbiamo cominciato questo percorso, siamo riusciti ogni anno a conquistare nuovi accessi. Speriamo, diciamo, di coinvolgere il territorio siracusano, perché Siracusa è una città sul mare, per poter permettere la fruibilità molto, diciamo, in maniera semplice a tutti i cittadini e a tutti i turisti che vengono qui proprio per godere anche di questo bellissimo mare e di questa bellissima città.